Benny per il 2017 è la prima volta che intervistiamo questo signore che è alla mia destra, che si chiama Pietro Messerini, e facciamo dire a lui che ruolo occupa all'interno della società Caffè Vergnano S.P.A. Buongiorno Pietro. Buongiorno, io sono Pietro Messerini, sono il responsabile vending Italia per Caffè Vergnano. E sono entrato in azienda da 6 mesi e sto cercando di strutturare e rilanciare il settore del vending per Caffè Vergnano. Non solo per l'Italia ma anche per l'estero. Pietro, tu sei un volto nuovo per gli amici di Vending TV perché è la prima volta che Fabio Russo ti intervista, ma è pur vero che tu hai un excursus piuttosto importante. Qual è il tuo background? Diamo 20 secondi tutti a Pietro Messerini per dire chi è, cosa fa, ma soprattutto che cosa ha fatto in passato. Allora, io ho fatto 6 anni di area manager Lavazza nella distribuzione automatica, ho seguito praticamente tutto il mercato del nord-ovest e della Toscana. Poi, dopo l'esperienza di Lavazza, ho cambiato completamente settore, sono andato a fare un'esperienza nel mondo dell'edilizia per poi rientrare, come dicevo prima, da 6 mesi nel vending per Caffè Vergnano. Perché chi entra nel vending, cari amici, non lo lascia più. Sì, hai cercato di andare altrove, hai detto vabbè, fammi provare altra esperienza, ma il primo amore è quello che non si scorda mai. Certo, anche perché bere un buon caffè è la cosa più buona che c'è nella nostra vita, quindi lo sentivo la mancanza e sono rientrato in un'azienda che fa della qualità e dell'eccellenza il proprio credo. E parliamo dunque di Caffè Vergnano. Perché qui a Vending Paris 2017? Siamo a Vending Paris 2017 perché la Francia per noi è un mercato molto importante dove sempre di più noi cerchiamo di penetrare sia con i nostri prodotti a capsule che con i nostri prodotti in grani, e in più oggi è l'occasione per presentare la nostra nuova macchina a capsule in collaborazione con Saeco. Macchina che riesce a erogare una buona quantità di capsule per volta interamente selezionate per le miscele di Caffè Vergnano. Vogliamo prendere qualche campioncino per mostrarlo anche a loro che sono dall'altra parte? Noi ci siamo premuniti e li abbiamo preparati in modo provvidenziale su un banchetto accanto per farli vedere. Allora, noi oltre al decaffeinato che non sto qui a presentare abbiamo 3 miscele. Abbiamo una miscela che è 70% arabica e 30% robusta, che ovviamente va a coprire quella nicchia di mercato dei consumatori che richiedono un prodotto prettamente arabica. Poi abbiamo l'espresso crema che è un 50-50, che è l'eccellenza delle nostre miscele in quanto noi selezioniamo origini di altissima qualità e le andiamo a miscelare tostandole prima in maniera separata e poi miscelandole dopo. Poi come terza referenza abbiamo il prodotto espresso, che è un quasi 100% robusta perché ha una pochissima percentuale di arabica, ma di fatto è il prodotto insieme al rosso che nel vending può avere una presa molto interessante, in quanto sempre con la stessa logica noi andiamo a selezionare le robuste migliori che troviamo sul mercato e le andiamo a incapsulare per dare un caffè ottimo. Non dimentichiamo la cosa più importante, ovvero tostando attraverso il metodo della tostatura lenta. È vero, noi come azienda crediamo molto in un ciclo di produzione e di tostatura lenta. Addirittura noi come azienda compriamo esclusivamente sacchi da 60, in quanto vogliamo controllare ogni sacco in ingresso in azienda. Andiamo a tostare singolarmente le origini e le misceliamo solo dopo aver tostato, così da poter sfruttare al meglio ogni singola origine. Io ne ho approfittato mentre tu parlavi
per allungare il dito e selezionare il prodotto caffè espresso per mostrarlo a loro e assaggiarlo anche io personalmente, anche perché qui c'è tanta gente, amici. Venni in Paris 2017 è un lieto ritorno, anzi lo chiedo anche a te, cosa pensi di questa manifestazione che è stata in stand by per un paio d'anni ed è ritornata, pare, davvero in pompa magna. Si vede che Vendée in Paris vuole rilanciarsi e vuole ritornare ad essere un punto di riferimento per il mercato francese e non solo nel mondo del vending. Noto che la kermesse, la fiera, ha avuto una presa e una risposta dal mercato molto interessante. Infatti sono giorni molto intensi sia in termini di presenza di gestori italiani ma anche di gestori europei e mondiali. Quindi da questo punto di vista crediamo che Vendée in Paris possa essere uno dei cavalli di spinta per il settore del vending. Pietro, io ne approfitto per aprire lo sportellino della Cup Station, prelevare il prodotto appena erogato, mostrarne quindi tutte le caratteristiche. Beh, c'è un centimetro di crema, complimenti. Questo è un prodotto con quanta arabica e quanta robusta? Questo è il nostro prodotto rosso, che è un 50-50, quindi 50% arabica, 50% robusta, e nonostante che ci sia una forte percentuale di arabica riesce a fare un prodotto con una crema persistente, molto colorata, e allo stesso tempo ha un gusto, in una resa in bocca eccezionale. L'ho assaggiato amaro e posso garantirvi che è estremamente dolce per le sue qualità. Complimenti. Mi dici la differenza fra il mercato italiano e il mercato francese, ovvero sono due mercati diversi, ma l'espresso italiano anche qui sta attecchendo. Sì, noi allora il mercato francese ovviamente ha una tipologia di erogazione leggermente più lunga rispetto ai nostri standard di quantità di caffè in tazza. Anche la Francia però è sempre di più rivolta a una richiesta di un prodotto di altissima qualità, e quindi noi crediamo di poter dare con il nostro prodotto la risposta a questo mercato. In più il nostro nuovo claim dice: caffè Vergnano è un caffè così, non si prende ma si sceglie, proprio perché il consumatore sceglie la qualità e sceglie caffè Vergnano. Pietro, mi parli delle altre miscele presentate qui a Vendée in Paris e anche degli altri prodotti che vedo esposti in bella vista. Allora, noi per il mondo prettamente vending abbiamo una linea di miscele in grani che stiamo arricchendo con una quarta miscela. Noi abbiamo tre miscele grani più una quarta in uscita a breve, dove anche lì seguiamo tendenzialmente lo stesso schema che abbiamo sulle capsule, quindi con un prodotto 70% arabica, 30% robusta, un prodotto 50-50 che è il nostro comunque top di gamma, che è il prodotto che può andare sia in campana singola, dove si riesce a dare un prodotto di qualità e dove il consumatore è disposto a dare qualcosa in più alla società di gestione, o in seconda campana per poter migliorare il conto economico in locazione del singolo punto vendita. Poi abbiamo due miscele leggermente più base, che sono un 60% robusto e un 40% arabica, e un'altra miscela, il robusto, che è un 80% robusto e un 20% arabica. Parallelamente a questo abbiamo tutta la nostra linea di FAP a sistema chiuso, perché tutte le nostre macchine sono a sistema chiuso, quindi erogano caffè esclusivamente con le nostre capsule FAP, che abbiamo anche lì quattro miscele caffè più un decaffeinato e tutta una serie di complementari tra tè in foglia e prodotti solubili tipo ginseng e orzo. Insieme a questi abbiamo anche i prodotti più prettamente, diciamo, per una vendita pura, che sono le compatibili in espresso e le compatibili a modo mio, che hanno la caratteristica di avere la compostabilità completa a livello industriale. Questo vuol dire che i nostri prodotti possono essere tranquillamente smaltiti nell'umido, e la volontà di Caffè Vergnano è sempre comunque quella di dare un prodotto differenziante sul mercato e di non entrare nell'arena competitiva della compatibilità, ma di dare un qualcosa in più sia in termini di qualità ma anche di rispetto ambientale. Vi siete affatto risparmiati? Assolutamente no, la proprietà cerca sempre di dare un qualcosa in più, perché
avendo e cercando di investire nella qualità, bisogna dare anche al cliente la qualità e quindi dargli un qualcosa in più che non è quello che può trovare sul mercato attraverso altre realtà. Pietro, io vorrei farti tante altre domande, ma davvero tante, perché sono tanti i motivi che mi spingono a chiederti sul mercato italiano, sul futuro del mercato dell'OCS in Italia, sullo sviluppo di tutti gli altri sistemi con le micronicchie, ma purtroppo abbiamo pochissimo tempo, le nostre interviste devono essere brevi, altrimenti dall'altra parte spengono. E allora, prima di salutare gli amici di vendingtv.it, diamo un appuntamento preciso, magari in occasione di Host 2017 o magari anche prima, riusciremo a parlare proprio del mercato italiano, della vostra presenza nelle varie nicchie e in quelli che sono i programmi relativamente al vending e al monoporzionato di Caffè Vergnano? Sì, sicuramente noi siamo disponibili ovviamente a rincontrarvi, sicuramente noi saremo presenti all'host con uno stand particolarmente importante in quanto è una fiera per noi decisamente fondamentale per sviluppare sempre di più il nostro brand, quindi sicuramente vi aspetto all'host 2017. Grazie, noi verremo certamente poiché siamo media partner ufficiali. Saluta gli amici di vendingtv.it che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi 10 minuti. Ciao amici di Vending TV, vi aspetto di fronte al distributore automatico che eroga Caffè Vergnano. Non andate via, abbiamo tantissimo altro da mostrarvi. Grazie, ciao.